Signore, signore, mi dispiace, ma il nostro prodotto non possiamo venderlo. La gente si è accorta che fa male, che dentro ci mettiamo la merda. E quindi sui banchi dei negozi la gente non lo compra più. Cosa possiamo fare? Allora, il grande marketing dell'intelligente, del colui che sa come funziona la mente umana, dice: ma è semplice, raddoppiamogli il prezzo, cioè lo facciamo pagare il doppio, e su ci scriviamo bio, genuino, cioè gli cambiamo vestito, gli cambiamo forma. Però prima di fare questo, bisogna fare una campagna contro il nostro prodotto. Un po' come volevo fare io quando avevo una società di informatica, un negozio di informatica al dettaglio, e volevo aprire un altro negozio di fronte che parlasse male di me, che la gente non sapeva che era il mio, e parlasse male di me, perché poi a chi stavo antipatico io andava nell'altro negozio. Beh, Trump lo abbiamo già detto, io, igienista, e forse qualche altro youtuber. Poi tutto il resto degli youtuber diceva: la Q, la Q, ci salverà il Q, la Q. La Q non salverà niente. La Q è un remarketing, ok? Un remarketing. Il nostro prodotto si sono accorti che è una truffa. E non se lo vuol comprare più nessuno. Noi ci cambiamo la scatola, ci scriviamo bio, cambiamo il colore, lo facciamo biondo, lo facciamo biondo, eh? Come Trump, lo facciamo biondo e diciamo che è un disinfettante, non un vaccino, è un disinfettante. Raga, ma guarda, io mi chiedevo, ma come mai? Ma perché? Perché la gente deve credere a ste minchiate? Trump è il salvatore del mondo. Guarda, è un breve video proprio, un breve video, perché ho detto già tutto in quattro parole. Hanno cambiato la scatola al prodotto e hanno addirittura parlato male del vecchio. Ma lo producono sempre loro, sono sempre loro. Io ho sto prodotto, dico, non funziona più. Ragazzi, sta questo perché quello faceva schifo. Abbiamo il prodotto nuovo, c'è la versione nuova. Ma perché la versione vecchia non andava? Avete fatto quella nuova, adesso c'è il disinfettante. Allora scusate, se il vaccino faceva schifo e adesso volete mettere un disinfettante, allora il vaccino faceva schifo. Lo faceva schifo il vaccino, però loro hanno sempre il prodotto migliore. C'hanno il 2G, no, c'è il 3G. C'hanno il 3G, no, c'è il 4G. Poi arriva il 5G. Ecco dove sta l'inghippo, il vecchio prodotto, il vecchio cliente, caro vecchio cliente. Lei è un imbecille, si è sempre fatto il prodotto vecchio. Adesso c'è quello nuovo di prodotto. C'è il disinfettante, ti sparano il disinfettante e tu sei disinfettato. Ma va fa mucca, va.